possibile! Come ha fatto il nostro bus a fermarsi? Oh no! Oh ma! Non so che dirti, sono uno sciacquo! Avrà preso una buca! Mamma mia, che disperazione! Cosa potevo fare in questa grande salata? Ma proprio a noi doveva capitare, ma che sfortuna! Ecco, vedi, sterilizzato il sole stanotte. Avevo sognato di trovarmi proprio in un posto simile. Me lo dovevo aspettare. L'oroscopo ieri diceva così: domani giornata a perdere, meglio dormire. Per la verità, Grace, tu dormi anche se l'oroscopo ti dice di ballare. Non date credito a queste sciocchezze, pensiamo cosa fare. Oh no, oh mamma, ma il professore dov'è? E siamo alla pista per vedere cosa possono fare. Per me avrà preso una buca. Hai già detto, Ursula. Ma noi cosa possiamo fare? Oh no, oh mamma. Ma che la finisci con questa mia litania di mamma? È la terza volta che lo dici. Oh no, oh mamma. Ora sono quattro. Però è bello qui. Dai, su, inventiamo qualcosa. Facciamo un ballo, cantiamo una canzone, divertiamoci. Come ti invidio, Maggie. Ma dai, siamo qua tutti assieme. Ma chi se ne frega per un contrattempo? Facciamo finta che sia una semplice sosta, un breve picnic. Sei contagiosa, Maggie. Sì, posso ridere batteri, teta Rivens e la Ludens. Mi piace, Maggie, sei fantastica. Se volete, possiamo modificare il testo. È facile, è così. Ho lasciato la lava, ma preferire più qua giù. Dicono che a mia mamma ogni giorno sempre più. Forza ragazzi, facciamo insieme il ritornello. È facile, è così. Ragazzi, scendete!
scritto. Nel diario, dentro un panino. Sì, è una fetta di mortadella. Non fare lo schizzo. Sai che passa la trivellosa. Fai il regalo. Ti piace molto lo stesso Teddy. Io sono Teddy. Ti potrei travestire dal suo Teddy. Così mi viene stretto fra le braccia. Non fare sempre il bambino, Ted. Quando dici queste cose ti sembri grullo. Non fare sempre poco. Tutto di un pezzo. Quello che non deve chiedere è mai. Ma chi credi di essere? Ognuno ha le proprie debolezze. Cosa credi? Puoi andare più là se non mi ascoltare. Come sei per malone, Ted. Sei nato palla. E tu, pallone gonfiato. Sallatevi, pensa all'uomo. Piuttosto, Bobby, vai d'altronde a chiedere che problemi ci sono. Vado, perché me l'hai chiesto tu. Ecco, me volete perché sei il mio tipo di ragazza. La smetti di fare lo scemo con tua cugina. Visto, ci provano tutte. Ci provo e basta, farò sbruffone e poi sulla timidezza. Aiuto, non respiro, manca il fiato. Che ti è successo, Carlo? Sono agorafobico. Meglio di niente. Come sei antipatica, Betty, vorrei vedere te. E poi ho paura delle api. Sento il ronzio, ci deve essere uno sciame nei dintorni. Ho paura se mi pungono, è vero, uno sciame anafilattico. Non fare il figoso. Oh no, questo non ci voleva. Oh mamma, la pianta ambrosia, ne sono allergico. Adesso mi gonfierò come un pallone. Ciao, torno nel bus. Aspetta, tanto fra un po' ripartiremo. Connie, vai a vedere dove vuoi. Vai su, io faccio un cognac a Carlo. Grazie, Connie, sei l'unica che mi comprende. Amico del cuore, ti voglio bene. Mi stai simpatico, Carlo, con tutte le tue allergie. Vado a sentire il prof a che ora si parte. Ragazzi, riuniamoci tutti. È finito il ritorno del serbatoio e non c'è una goccia in ventina. No, prof, a piedi no, sto male. Ragazzi, venite tutti. Dai, su, tranquilli. Prendete la busta e gli zaini. Dovrebbe mancare circa un chilometro in fattoria. D'accordo, prof, ma per caso nella valigetta del pronto soccorso ci sono gli antistamini? Vieni Carlo, frutti di questa soluzione. Punto da quanto ti fatto fuori della muscolatura liscia e grossa. Sa proprio tutto, prof, è meraviglioso. Non lusingarmi, Carlo. Tanto 8-5, non diventerà 6. Sono pronta a recuperare. Quando torniamo, ti puoi interrogare? Sicuramente. Su, ora ragazzi, riuniamoci. Audrey, vai a chiamare gli altri e mettermi in fila. Prof, non siamo mica voi, scout. Prof, non ce ne va bene una oggi. Pazienza. Su ragazzi, gambe e spalla, che arriva ultimo pagapegno! Mi scappa la pipì! Ragazzi, lo sapevate che in Gran Bretagna hanno avuto l'idea di utilizzare i battelli presenti in urina per creare energia? Ganso! Incredibile, com'è possibile, però... Mi scappa la pipì! Mia nonna diventerebbe piccola con 20 volte al giorno, da tutti. Mi scappa la pipì! La pipì, ragazzi, è una delle sostanze chimiche più attive e trova applicazione nelle celle a combustibile microbico. Mi scappa la pipì! Mi basta qui! Vai a farla! Ti spiega però come vedi tutto ciò? Mi scappa la pipì! Ma è stata in casa, Carlo! Quella verità, ancora, non sapremo molto. Però, quando arriveremo alla fattoria, c'erano i giusti tecnici. Vi forniranno tutte le spiegazioni. Non può dirci altro, però? Posso dirvi che l'urina viene messa dentro cella elettrolitica e che rompe l'uraina, azoto, acqua e idrogeno. Prof, scusi, ma quanto vi facciamo un essere mai al giorno? Escluso Xing, che è un caso clinico. Mi scappa la pipì. Questa è l'ultima domanda, ragazzi. Poi ci avviamo. Allora, credo che quasi 7 miliardi di abitanti della Terra, ogni giorno, producono più di 10 miliardi di litri di pipì. Ora basta domande. Mi scappa la pipì. Voglio a farle dietro la siepe, Xing, e non interrompermi sempre. Prof, scusi, prima di andare, mi piacerebbe farvi sentire le modifiche apportate alla canzone di prima. Posso, prof? Su, ragazzi, sistematevi. Ragazzi, tutti in coro.
Fing? Sì, mi scappa la bibi. Ora basta, Fing. Su, andiamo, ragazzi. Agli ordini. Ma ora spero che sia passata una giornata piacevolissima.
Vuole gradire una coppa di eggnog? Grazie! C'è tu, Diego! Ma grazie, mondo bello! Sì, sicuramente la ricetta originale è abbastanza ricca di liquore, ma visto che lo faccio io, preferisco mettere una quantità migliore. Davvero buono! Complimenti! Vedete ragazze quanto belle tutte? Ho da loro una per una, ho da solo loro pure uno. Vedete come lavo le gambe storte? È detta strada di montagna. Invece come lavo le mammelle grosse? È detta gonfia di latte. Guardate ancora come lavo le narici pronunciate. È detta soffermedale. Lei passa tutto il giorno qua con le mucche? Certamente, sono la mia amica, ma non parte della mia famiglia. E se mai se ne pensa? Mi ha abbandonato, era gelosa, parlava sempre delle mie mucche. Talvolta la ciuffavo per i capelli, credo fossero corna. Non comprendeva la mia sensibilità. È scappata con un contadino che coltivava carciofi. Radiofonica e poi magari posso dire che potrà funzionare e vediamo.
Ragazze, volete una bella notizia? Sì! Sono venuti dei ballerini fantastici che sono venuti nella nostra fattoria didattica dei ballerini fantastici che mi insegneranno la danza del cowboy. Eccomi, venite da ragazzi. Dal vostro professore ed preparatevi ad assistere alle lezioni. Noi andiamo ad aiutare la signora Thelma. Come ben sapete, ragazzi, ogni mucca eruttando e ruminando fornisce oltre 230 litri di metano. Mi scusi, non potremmo catturarlo? Sarebbe splendido, così potremmo fare il rifornimento con il nostro bus che si è fermato. Infatti, ragazzi, stiamo studiando dei dispositivi tipo palloncini o specie di zaini da fissare sul dorso degli animali per assorbire il metano espulso. Fantastico! I palloncini a sacche vengono svuotate e così il metano prodotto è messo nell'autocisterna. Abbiamo risolto il problema grande! Evviva! Siete stati magnifici, grazie delle informazioni. Prof. Miller, potremmo invitare gli illustri allenatori ad invitarci nella danza del ad accompagnarci nella danza del cowboy. Certamente, unitevi a noi. Forza, andiamo da noi.
anche Demi. Su ragazzi, andiamo. Venite e sistemate. Via ragazzi, inizia la musica. Billy, dai, attacca. Ma da nessuna parte, Grullo. Ti ha detto attacca la musica. Ci attacca lo sforzo adesivo? Non dimmi che la signora Terma ti ha fatto un bicchiere di eggnog. Lo vedo, non ti preoccupare, per forza sei a stelle. Vai a riposarti, Billy, è meglio. Tutte le profonde quello fare al centro. Tranquillo, ragazzi, ci penso io, voi disponetevi su palco e vediamo i movimenti. Occhio, ragazzi, ora vi daremo dei suggerimenti sui vari spostamenti da fare e poi cominceremo con la ballata. Ci accettiamo, siamo tutti concentrati, sarà fantastico. Su, su, tutti in quadrato, anche il gioco. Camerano!
professore!